Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui chi vi parla è Simdan 2000 e oggi ragazzi siamo tornati con la settima parte della serie di Batman Arkham Asylum. Se la serie vi sta piacendo ragazzi mi raccomando supportatela al massimo con un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale ma soprattutto attivate la campanellina perché è fondamentalissimo. Mi raccomando ragazzi, seguite tutti questi passaggi per supportarmi al massimo, perché ricordate che il vostro supporto è la mia forza. Perfetto ragazzi, detto ciò direi che possiamo continuare e ad andare avanti. L'ultima volta, se vi ricordate, abbiamo avuto un breve, tra virgolette, un breve colloquio con lo spaventapasseri che ci ha rallentati. E adesso siamo in cerca del commissario Gordon, sperando che sia ancora vivo. Andiamo avanti. Ok, qui ci troviamo nell'obitorio dove abbiamo avuto questo colloquio con spaventapasseri. Ovviamente con colloquio intendo il fatto che lo abbiamo affrontato e lo abbiamo temporaneamente sconfitto. Ora vediamo un po' cosa succederà. Eccoci qua. Allora, corridoio inferiore. Bene. Devo mettere che questo centro medico si fa sempre più qui. Si fa sempre più inquietante. Allora, vediamo un po'. Oh, qui quindi non è Non era Gordon. Gordon. Il gas di Crane deve aver fatto più effetto del E previsto. infatti. Ti sei Quindi, perso? come avevamo ipotizzato, non era Gordon, ma era solo un'allucinazione, Un'allucinazione. ragazzi. Volevano annullare le distorsioni costruite nella tua piccola mente? Nemmeno io. Lascia perdere, Batman. Diventa più facile se ti arrendi. Dico davvero. D'accordo. Ah, eccovi qua. Bene, fatevi sotto avanti. Coraggio, ragazzi. Ehi, olè, olè, poi olè, olè, poi olè, olè. Vieni qua bello. Vedi questo bel braccino? Te lo rompo tutto. Boom, poi boccaccio, olè. Neanch'io non vedo l'ora. Cioè, anch'io non vedo l'ora, non vedo l'ora di prenderti a calci nel sedere. Allora, dunque, quindi devo andare di qua adesso. Ok. La freccia ci indica di andare di qua. Immagino che di qua allora non ci sia nulla. Controlliamo un po' per sicurezza, ragazzi. Tanto che questo centro medico noto che è veramente enorme, abnorme, ormai. E lì c'è una porta. Per caso la posso aprire? Eh no, e ti pareva. D'accordo, allora andiamo di là. Ok, ma cerchiamo di non disperderci, Batman, mi raccomando, eh. Meno so questo. Ok, eccoci qua. Ok, d'accordo. Ne abbiamo distrutte 20, questo vuol dire che abbiamo distrutto tutte le dentiere del centro medico, bene così. Andiamo. Eccoci qua. Commissario è dall'altra parte del vetro. Da un'occhiata. Ma davvero? Arria l'ordine di uccidere il vecchio se uno dei miei uomini ha sospetto che tu sia nella stanza. Sono di pattuglia e sanno che stai per arrivare. Facciamo così. Se riesci a raggiungere Arria senza che gli altri se ne accorgano, ti darò un regalino. Se non ci riesci, il vecchio sai, potrei addirittura regalarti Harley. Hai tutta l'aria di avere bisogno di un nuovo assistente. Ok, quindi dobbiamo salvare Gordon senza farci scoprire. D'accordo. E questo cos'è, uno sacchiotto? Proviamo a sconsionarlo. Vediamo un po'. Un altro? Possibile? No, non ci credo. Non può. Bane. Ragazzi, eccovi la biografia di Bane. Leggetela con attenzione, mi raccomando. Leggetela con attenzione. Biografie di tutti questi personaggi perché sono davvero molto interessanti. Perfetto. Comunque, veramente, per caso ho provato a scansionarlo, perché mi sembrava strano trovare uno stacchiotto qui, mezzo a tutti questi pazzi. Allora ho detto, vabbè, scansioniamolo. Di solito questi oggetti portano a qualcosa. D'accordo, allora, ragazzi, qui mi sa che l'unico modo per andare è tramite questo condotto. Dobbiamo fare la massima attenzione, mi raccomando, Batman. Ecco. Calmo. Perfetto. Vai.
Calmo, mi raccomando, eh. Bene. Eccoci qua. Joker non sta scherzando. Vuole tenere il vecchio alla larga da Batman. Se riesce ad avvicinarsi, non voglio assumermi la responsabilità. Tranquillo, di qui non passa nessuno. Batman è Vedremo, praticamente vedremo. morto e io sono famoso. Se lo dici tu, comunque continua a controllare. Alex! Ok. Bene. Eccoci qua. Andiamo ragazzi, forza che ce la possiamo fare. Allora, eccoci qua. Ma qua c'è l'ascensore. Vai Batman, forza, coraggio. Ok, allora dunque adesso entriamo qua dentro. Prendiamo quell'altro, allora. Dunque, attenzione, prendiamo anche questo trofeo. E preso! Olè! Ok, allora dunque. Vediamo un po', ce ne sono rimasti due con Harley, quindi sono tre. Allora, vediamo un po' se riusciamo a prendere prima questo qua. Questo è andato verso di me. Allora, con calma. Batman, mi raccomando, piano, mi raccomando, eh. Bravissimo. Vai, vai, vai. Olè, preso. Pensi che dia Preso. importanza a quello che dici? Ok, d'accordo. Piano, scendi. Olè. Bene. D'accordo, ok, dobbiamo stare qui, anche se però ragazzi sto vedendo, ho notato da poco che c'è questo tizio che sembra appeso, ma non mi fa vedere chi è, se mi avvicino, no. È avvolto dalla nebbia. Non mi fa vedere, qua non posso aprire. Questa forse lo scopriremo dopo, vediamo un po'. Cerchiamo di raggiungere Harley Quinn e Gordon. Mi raccomando, piano Batman, piano, piano, piano. Rampino. Prendiamoci anche questo trofeo dell'enigmista. Ho sbloccato anche la sfida. E infatti non te la caverai così facilmente. Sai perché? KO! Olè! Messo più del previsto. Ha perso il controllo. Sta cercando di dimostrare qualcosa. Non sono sicuro di riuscire a fermarlo questa volta. Ce la farai. Batman, senti, non siamo soli. C'è qualcos'altro là sotto. Anche se non so Ah, che quindi cosa non l'ho sia. visto solo Che io. chiacchierone! Così rovini la sorpresa. Zitto. Oh, ti sto innervosendo? Sì? Bene. Ti piacerà anche quello che viene dopo. Spero che sia qualcosa di positivo, ma ne dubito del tutto dei Joker. Chiede il login della dottoressa Young. Non fa niente, stammi dietro, adesso. Bane. Bane. Pensavo fosse evaso da Blackgate. Fatemi scendere. Chi è stato? La dottoressa Young, quella bruca mi ha succhiato il venom dal sangue. Dovete fermarmi. Mi spiace, Bane. La dottoressa non rappresenterà un problema ancora per molto. Ti piace la mia marionetta? Che ne dici di farla scendere? No, non vorrei farla scendere personalmente, ti pareva. Ecco qua. Ecco, un po' dobbiamo affrontare un altro sca un possiamo dire un altro nemico potenziato dal Titan, ecco. E sì, e come no. Siate corrette, signore. Ok, quindi usiamo la stessa strategia che abbiamo usato nella terapia intensiva, ovvero. E infatti, questo aspettavo. Ok, andiamo. Oh, attenzione, mamma, tu non ti sei stordito, ok. Allora un altro, vai. Oi, calcio, pugno, pugno, e poi leviamoti un po' di queste tubature. Ora un po' di pugni, avanti, sano pestaggio, oleia.
Fatti sotto, mangiala. Ok, adesso stavo scherzando. Ah, ottimo ragazzi, avanti. Venite anche voi, forza. Partecipiamo tutti alla festa, avanti. Coraggio. Bene, questo è per te. Attenzione. Bene, aspetta, stai calmo. Allora, cerchiamo di calmare un po' a te. No, non gli serve aiuto, Joker, non preoccuparti, non gli serve. Ecco, sento! Bravo. Ok, tu vieni qua. Anche tu vieni qua. Sento! Bravissimo. Olè. Questo è tuo. Vai! Vai! Sento! Bam! Bam! Questo è per te, Bane! Boom! Attento! Mamma mia! Abbiamo pochissima salute! Pochissima salute! Ok, vai! Olè, olè. E poi olè. Una grande così. Ok, se l'abbiamo sconfitto, ragazzi. Ecco. Quanti Batman scappa, sta crollando tutto qua. Tanto qui sta ancora piovendo, ma ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad uscire. Un po' mal ridotti, ma ce l'abbiamo fatta. Batman, tutto bene? Bene, Jim. Dov'è la Queen? Sparita. Deve essere scappata quando Ben ti stava maltrattando. Dobbiamo farti andare via dall'isola. Non sono una recluta. So badare a me stesso. Eccolo qua! Io ti spezzerò, Batman! Poi anche la bruca! No, bene. Questa volta sono io che spezzo te. Eccolo! Adios! Ah, ci abbiamo fatto finalmente. Sulla terraferma è troppo pericoloso qui. Non mi va di lasciarti qui. Alla radio dicono che ha piazzato bombe in tutta Gotham. La città è nel panico. Hanno bisogno di te. Siamo pronti a partire, signori. Ben ha chiamato bruja la dottoressa Young. Che significa? In spagnolo significa strega. Ora ok. Fruga nei computer della città. Tira. Quindi siamo rimasti soli adesso sull'isola di Arkham. Quello che riesci a trovare lo analizzo alla Batcaverna. Sull'isola di Arkham. L'ho preparata anni fa. Per certe situazioni è bene essere sempre pronti. Come hai fatto a mantenere il segreto? Stiamo parlando di me? Tu pensi che la dottoressa Young stesse facendo esperimenti sul Venom, la sostanza che ha trasformato in animale Bane? Sì, e sono preoccupato. Bane era persino più forte del solito. Joker vuole il Venom e questo significa problemi. Sto andando al punto dell'uomo morto a nord di Arkham. Ti contatto non appena sono nella Batcaverna. Ok. Quindi adesso dobbiamo andare in questa presunta Batcaverna che a quanto pare Batman ha ideato con la sua Batmente geniale sull'isola di Arkham. D'accordo, allora raggiungiamola. Ma da Arkham Nord, d'accordo. Ok, mi ricordo dove è Arkham Nord. Però ragazzi, prima potenziamoci. Allora, cosa abbiamo qui? Direi per ora potenziamoci un po' sull'armatura, sì. Assolutamente. Perfetto. D'accordo, andiamo, dai. È Batman! Attacco! Olè, bam! Stai giù. E tu cosa guardi, eh?
Bel braccio rotto voi? Tu silenzio! Boom! Oh, che dolore! Ok, riscaldamento finito, Batman. Andiamo, che qui sta anche piovendo. Coraggio. Avanti. Ecco le altre. Olè, sorpresa. Cosa state facendo qui, ragazzi? Di cosa state parlando di bello? Voglio partecipare anch'io, anzi. Olè. Vieni qua, vatta a fare un giro. E tu cosa vuoi, eh? Colpimi? Avanti, riprova anche tu. Tu, non fammi finire la combo. Qualcun altro? Nessun altro? D'accordo. Buone a nulla, incapaci. Ok. Arkham Nord, perfetto. Stiamo andando nella direzione giusta. Andiamo. Altre dentiere. Ancora? Bene. Che importanza ha il punto dell'uomo morto? È stato il posto più frequentato dai suicidi negli ultimi 100 anni. Sì, lo so. Una volta ho impedito a un detenuto disperato di buttarsi sugli scogli di sotto. Ho trovato l'ingresso a una caverna, ci ho portato un po' di scorte negli ultimi anni. È come una casa lontano da casa. Una casa lontano da casa, interessante. Altri rompi scatole. Ne arrivo, è qui, olè, mantello. Bam, vai bam. E poi contrattacco. E poi riparte col bam, poi col bam, poi col bam. E poi un bel braccio rotto. Ah, mantello, poi bam. E poi tecnica, braccio rotto. Ok, riscaldamento finito. Andiamo. Allora, se non mi sbaglio da questa parte, giusto? Oh, certo, perfetto. Andiamo, scavalchiamo il muro. Bene. Ottimo. Adesso dobbiamo entrare lì dentro. Ok, mi raccomando. Con calma, eh. Allora. Un po'. Rampino. Oh, qui un'altra reliquia, possiamo dire. Ok. Silenzio, mi raccomando. D'accordo, rampino di nuovo. E poi c'è una porticina. Allora, qui vediamo un po' dove siamo. Sempre in caverna, ormai qui si fa sempre più inquietante. Beh, se non altro ci troviamo su un'isola, quindi. Allora, Batman, mi raccomando, è massima concentrazione. È un po' la modalità detective cosa ci dice. Allora, vediamo un po'. Parete fragile. Continuiamoci un po'. E poi il nostro caro trofeo dell'enigmista, d'accordo. Qui solo teschi ormai. D'accordo. Qui non c'è nulla, quindi mi sa che dobbiamo andare per di qua. Ok, andiamo. Mi sa che siamo arrivati, ragazzi. Controlliamo. Entrate in scena. Contromisure disattivate. Complimenti, Batman. Sicurezze disattivate. Non finisci mai di stupirmi. Quindi questa qui è la Batcaverna. Bene. Molto bene. Allora controlliamo un po'. Quindi questo qua è l'accesso. Ok, e qui ci inzuppiamo ancora ormai. Acceso. Wow. Ok. Vedo che sta qui è la Batcaverna. Interessante. Scusiamo un po', quello deve essere il Batwing. Beh, questi qua sono scatoloni per conservare appunto informazioni varie. Lo stesso vale per di qua.
È fatta veramente molto bene questa Batcaverna, trattandosi comunque che si trova su un'isola e nessuno ne ha conoscenza. D'accordo, allora vediamo un po'. Mi sa che dobbiamo andare vicino al computer, vediamo un po'. Sì, vediamo un po'. La dottoressa Young stava conducendo un progetto importante. I finanziamenti esterni erano notevoli. Questi sono gli ultimi appunti che ha archiviato. Io non ci capisco niente. Cosa significano? Evidentemente stava facendo esperimenti sui pazienti. La nuova sostanza chimica non assomiglia molto al Venom originale. Alcune modifiche amplificherebbero la forza della sostanza. I riferimenti alla formula del Titan sono diversi. Ne basta una piccola quantità per scatenare una trasformazione simile a quella del Venom. Questo eliminerebbe i serbatoi di stoccaggio che richiede Bane. Aspetta, gli appunti non sono completi. Manca la formula. Deve essere questo il segreto che la dottoressa Young sta nascondendo. Se Joker riesce a metterci le mani sopra, riuscirà a creare un esercito di Bane. Mio Dio, Joker è abbastanza pazzo per farlo. Che domande faccio? Devi fermarlo. Ok, quindi qui abbiamo una nuova arma, ovvero il battartiglio. Quindi possiamo considerarlo come un potenziamento del rampino, che può agganciarsi anche ai nemici. Molto interessante, perfetto. D'accordo. Vado a cercare la dottoressa. Era diretta verso la residenza con Cash. Cercherò di risalire attraverso il sistema fognario. Per entrare, userò il batartiglio. D'accordo, ragazzone. Quindi il nostro nuovo obiettivo primario è cercare la dottoressa Young. Però questo, ragazzi, lo faremo nel prossimo episodio. Perché direi che questa settima parte della serie di Batman Arkham Asylum può concludersi qui. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, continuate a supportare questa fantastica serie con un bel pollicione in su. Commentate, iscrivetevi soprattutto al canale perché è fondamentale. Ma soprattutto attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E rimanere sempre sintonizzati sul mio canale. Mi raccomando ragazzi, continuate a supportare questa serie perché insieme stiamo crescendo davvero in una maniera che non mi sono mai aspettato, mi dovete credere, e sono molto felice del vostro supporto. Continuiamo di questo passo e vedrete che diventeremo davvero grandissimi e fantastici e anche strabilianti. Detto ciò ragazzi, noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!